Ciao Ficcioline, bentornati sul mio canale. Oggi sarà un video un po' diverso dal solito perché vi porterò con me in macchina a vedere uno di quei prodottini che veramente dovreste avere tutti. Lo dico perché ho fatto qualche giorno fa un sondaggio su Instagram e ho visto che molti di voi, come me, utilizzano la macchina tutti i giorni. E allora questo gadget che vi faccio vedere oggi ve lo dovete assolutamente acquistare. Costa poco, lo trovate su Amazon, link in descrizione, ma può farvi veramente risparmiare un sacco di soldini. Naturalmente, prima di raccontarvi tutto quanto, vi ricordo, se ancora non siete iscritti al mio canale, di iscrivervi, a voi non costa niente, per me è molto importante per l'algoritmo di YouTube. È il mio canale delle offerte Telegram, Offerte Express, dove ogni giorno metto le migliori offerte di Amazon e altri store affidabili e sicuramente anche l'Onoco Driver finirà in quel canale perché voglio assolutamente che ve lo mettiate in macchina. Cercherò di spiegarvi Onoco Driver velocissimamente che cos'è il dispositivo. È questo piccolissimo bottoncino che voi agganciate da qualche parte sulla vostra auto. C'è anche l'adattatore per le bocchette d'aria e quando state viaggiando lui connesso al vostro smartphone che gli dice dove state andando, la vostra posizione GPS insomma. Vi avvisa se ci sono degli autovelox o degli incidenti, dei lavori in corso, insomma dei pericoli sulla carreggiata. Come lo fa? Semplicissimo: segnale blu e avviso sonoro per gli autovelox, segnale rosso e altro avviso sonoro per lavori in corso, incidenti stradali o altro. Quindi veramente dispositivo super elementare alla portata di tutti e segnalo anche che l'applicazione da installare sul vostro smartphone è veramente ben fatta in italiana con delle bellissime animazioni che rendono molto semplice l'accoppiamento, che poi alla fine è basilare. Premete qui, date ok e siete a posto. Quindi vi dicevo dispositivo da avere perché sia che voi facciate sempre la stessa strada, questo vi può avvisare per tempo di lavori in corso, incidenti, così magari evitate l'ingorgo e evitate di arrivare proprio lì attaccato e dover magari frenare bruscamente o altro, sia se state facendo una gita in auto o se per lavoro viaggiate tutti i giorni, perché sapere in anticipo dove sono gli autovelox può farvi risparmiare un sacco di soldini. Mannaggia, io ho fatto per tanti anni un sacco di chilometri in auto e non vi dico quanti soldi ho perso in autovelox. Mannaggia me. La cosa che però secondo me lo rende veramente unico è la sua applicazione e la possibilità, diciamo, di aggiornamento in tempo reale dei dati. Vi spiego un attimino meglio. Quando voi passate in prossimità di un autovelox, ad esempio, lui vi dà l'avviso luminoso e sonoro, ma se avete l'applicazione aperta, l'applicazione vi chiederà conferma se quell'autovelox è ancora lì, magari è stato rimosso o spostato. E quindi voi potete dare conferma che ci sia ancora oppure dire che l'hanno tolto. Stessa cosa per eventuali lavori stradali segnalati o incidenti nel caso avessero già risolto. Per cui capite, dati in tempo reale dalla community. E ovviamente non solo conferma o aggiornamento degli avvisi che sono già a bordo dell'app, ma come vi fa vedere proprio l'applicazione in fase di impostazione, vi basterà premere una volta il vostro dispositivo ONO per segnalare un autovelox nel caso non fosse segnalato già a bordo dell'applicazione, oppure due volte per segnalare un incidente stradale, ostacolo sulla carreggiata, lavori in corso. Avete capito? Per cui veramente, diciamo, funzioni di aggiornamento live in tempo reale dalla community, veramente, veramente, secondo me, una marcia in più. Bene, ma allora conclusioni su questo Onoco Driver, dispositivo perfetto?
ni, ci sono delle cose che secondo me potrebbero forse essere migliorate, come una su tutte il fatto che lui si appoggi alle mappe del vostro dispositivo, quindi mappe per iOS piuttosto che Google Maps per gli Android, ma in buona sostanza l'applicazione di Ono, dove vengono segnalati e potete aggiornare, diciamo, i dati dei vari pericoli, autovelox e altro, e la funzione mappe, quelle che utilizzate per la navigazione, rimangono separate. Cioè non è possibile, mentre avete impostato la navigazione per raggiungere un determinato indirizzo, avere già lì sopra anche diciamo un overlay, diciamo una cosa, un pop-up in più, che proprio lì sopra, mentre state utilizzando software di navigazione, vi dica: guarda che c'è l'autovelox, c'è ancora, non c'è ancora. Sì, è vero, mentre state navigando avete comunque sempre gli avvisi del dispositivo sonori e luminosi, per cui non è che vi perdete niente. Però siccome proprio l'applicazione di Ono è appoggiata sull'applicazione mappe per rilevare i dati della posizione e quant'altro, sarebbe bello avere proprio un'integrazione vera e propria, avere tutto in un'unica posizione. Al netto però di questa piccola critica, o meglio ancora consiglio, ecco, beh, secondo me è un dispositivo consigliatissimo, costa meno di 50 euro, lo potete acquistare su Amazon con tutte le garanzie del caso, il link naturalmente è qui sotto in descrizione, e veramente non avete da pagare nessuna sottoscrizione per l'utilizzo del dispositivo e dei vari servizi annessi e connessi, perché appunto gli aggiornamenti vengono inseriti live dalla community e dagli utenti. Per cui veramente, veramente funzione top secondo me questa qui degli aggiornamenti live dalla community, perché è un po' il loro punto di forza, e soprattutto perché non vi costringono a dover pagare un canone mensile per ricevere tutti quanti gli aggiornamenti appunto da un server centrale che deve raccogliere i dati, inserire nell'applicazione, poi devono essere scaricati, per cui c'è sempre un certo delay. Se questa mattina mettono un autovelox in una determinata posizione e un altro utente passa prima di voi e lo segnala, voi direttamente ce l'avete inserito sulla vostra applicazione. Veramente bello. Allora, questo video a questo punto lo finiamo dalla macchina, dato che siamo stati qui praticamente tutto il tempo. Fatemi sapere naturalmente qui nel box dei commenti, che è sempre aperto, se anche voi utilizzate dispositivi come questo. Me ne ricordo uno che si chiamava Coyote. Oppure se avete messo gli occhi già su questo dispositivo, se lo state utilizzando, insomma, lo dico sempre, YouTube è una community, teniamoci in contatto. E naturalmente, piccola precisazione, dispositivi come questo qui soprattutto, sono nati per migliorare la vostra esperienza e sicurezza stradale, per cui mi raccomando, che abbiate questo dispositivo o non ce l'abbiate, guidate con prudenza, perché la sicurezza prima di tutto, la vita è una sola, e soprattutto quando si parla di automobili ci sono sempre in ballo, oltre alla vostra salute, anche sempre un sacco di soldini, perché da prendere un autovelox a fare un incidente è veramente un casino, per cui lo dice uno che ha diversi capelli bianchi in testa e ha macinato un sacco di chilometri. Ragazzi, veramente non correte, tanto non arrivate prima di nessuno. Con questo è tutto, scusate il pippone finale, noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un altro video. Ciao da Fulvio.